My heroes have always been cowboys, and they still are, it seems. Sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. Ciao ragazzi. Ciao Igor. Buongiorno. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Sempre. Dicevo, ti sarei pure stancato di dover spiegare tutta sta roba che poi non mi ricordo. Allora Igor, cosa mi racconti oggi? Abbiamo creato tutto questo. Io in principal modo ho portato avanti questo studio perché comunque è durato anni e ci tenevo, era una scommessa che avevo fatto con me. Dopodiché ho redatto un progetto per riconoscere degli insegnanti su quello che dovevano insegnare per far riconoscere questo stile. Parliamo del 2009. Rimanendo sempre col nome Old Style, sì, ok. Ma nel 2009 la federazione cosa fa? Mette fuori un regolamento dove uno per iniziare a fare country parte dall'Old Style per poi andare al New Style. Perciò metteva tutti nello stesso ceppo, nello stesso binario, solo che era come mettere quelli bravi che non sanno far niente, che iniziano, è l'Old Style, e gli altri diventano quelli più tecnici, il New Style. Il che era un po' un affronto, perché per me erano due cose completamente diverse, certo, sia come movenze che come partire da una cosa per arrivare a fare l'altra è snaturare un determinato stile. Il che, dopo aver presentato il progetto e loro averse rimasti sorpresi dalla spiegazione e quant'altro, accettato e tutto, bene, allora riconosciamo questa cosa, mettiamo giù un progetto per fare degli insegnanti che sappiano queste cose, mettiamo giù un ballo che devono portare per imparare, ma alla fine era prevalsa la parte più commerciale, logicamente, come perché sempre è quello che mantiene delle strutture. Io, per riuscire a dare credito a quello che volevo portare avanti, ho detto ok, mi stacco dalla FIZ, dalla federazione, e cerco di portare avanti queste idee in un'altra maniera. Quando è partita la federazione ho portato 120 maestri che la pensavano tutti come me. Vedendo l'evoluzione delle cose e quello che volevano imparare le persone, quelli che sono rimasti collegati all'idea erano una decina. Con alcuni di questi 10 è stata ripresa un'altra associazione, un'altra struttura che all'inizio ho detto entro anch'io per portare avanti quello che non ha fatto la federazione. Creiamo questo nucleo, ha preso un altro nome, ora non vorrei dare questo nome per dare una idea sbagliata di questa associazione, sbagliato comunque, non sono qui a poter ribattere, perciò non è giusto, perciò vi racconto dal mio punto dalla di mia vista, esperienza, certo, dalla mia, certo. Della mia esperienza, che è partito con le sane intenzioni, ma poi la parte più economica ha preso il sopravvento anche in quel caso e mi sono staccato anche da quest'altra associazione che era formata da più insegnanti dell'Italia. Il progetto che io avevo presentato in federazione non l'avevo presentato solo alla FIZ, ma era stata presentata al CONI, dove è stata diciamo così certificata anche da altri insegnanti di altri stili e tutti quanti e molte altre federazioni volevano appoggiare quello che stavo facendo, ma tutti imponevano delle persone che per me non avevano nessun collegamento a quello, esatto, che dovevano entrare nel reparto tecnico per poter riconoscere gli insegnanti, perciò anche lì c'era una parte commerciale che a me non piaceva e che ho rifiutato di andare con altre federazioni, con altre strutture, finché non ho trovato quella con cui mi sono fermato, che mi hanno dato carta bianca, sono riconosciuti dal CONI, hanno accettato quella che è la federazione e, diciamo, quasi autonomo ho portato avanti questo progetto. Perciò da Old Style mi sono staccato, la federazione ha continuato a portare avanti quel nome e lì è nata l'esigenza ho ritornato di creare... a chiamarlo country, però c'era sempre quella confusione. Nel 2010, circa 2009-2010, attraverso YouTube, vedo, entro in contatto con altre realtà che ballavano come me. Che in Europa? In Europa. Ah. E lì lo chiamavano country. Anche loro? Anche loro vivevano le stesse difficoltà
non tutti, perché magari in Spagna c'era meno line dance, meno country più moderno, diciamo, ed erano zone un po' più piccole, un po' più isolate. In Francia invece c'era già stato un iter come in Italia. Anche in Francia era nata la federazione, dove avevamo riconosciuto i due ceppi, dove uno però è andato a morire perché non era organizzato. Non c'era niente sotto che teneva delle basi solide, e perciò la parte old style della federazione francese è andata a morire perché tutti volevano prevalere e non c'era nessuna regola, esattamente quello che come è successo in America, diciamo. E comunque, quando attraverso YouTube ho visto altre persone che stavano ottenendo molto successo grazie a dei balli che avevano pubblicato, che erano molto belli ed erano fatti nello stile che a me piaceva, che in cui mi riconoscevo, mi metto in contatto con queste persone, iniziamo a collaborare, e vi dicendo, in Italia c'era Adriano Castagnoli, che conosco, che saluto, è carinissimo. C'erano gli Hurricane di Torino, ed erano collegati con questo gruppo spagnolo. Gli Hurricane avevano iniziato con dei balli che avevo portato a Torino ad uno stage, dove avevano visto lo stile, si erano innamorati e hanno trovato in auto, staccandosi da me, diciamo, da quello che stavo portando avanti, da soli avevano trovato questo gruppo in Spagna. Io l'ho visto tramite YouTube e alla fine ci siamo ritrovati di nuovo. Che eravate insieme. Tutti lì, eh beh, certo, se il fine è unico. Esatto. E nel tempo si sono collegati anche altre persone, e lì è venuto fuori un movimento che noi lo chiamavamo country, però c'era sempre quel punto di domanda che creava confusione, e si è cercato un altro nome in quel, e lì è nato appunto il Catalan Style. Finalmente una cosa che conosco. E ti dico che so anche le differenze. Okay. Perciò il Catalan Style, io non ho mai cambiato il mio modo di ballare. Diciamo che i balli che comunque ho visto tramite YouTube, grazie a chi li ha proposti, ha avuto quella genialità e quella bravura di dare un'evoluzione in più senza staccarsi da quelle che erano le radici. Ballando comunque su musica un po' più veloce, hanno aggiunto una parte più saltata, ma hanno sempre mantenuto la stessa muscolatura, lo stesso stile e tutto quello che io ho sempre fatto fin dal 91, diciamo, con la sua evoluzione naturale. E quindi Catalan, la parola Catalan, come mai? Catalano, perché da spagnolo arriva dalla Spagna. Catalano, allora, perché chi ha pubblicato questi video era David Villelas. Bravissimo. Lui è catalano. La parola è stata suggerita da un incontro che avevano fatto insieme a Adriano, il Southern Gang, e che David è stato ben lieto di proporla e di portarla avanti, anche perché racchiudeva un po' tutti i valori che abbiamo sempre portato avanti, quello di libertà, di stare insieme, non che dall'altra parte non ci sia, ma l'altra parte era un po' più collegata alla parte agonistica, okay, e a una parte un po' più all'orecchio europeo. È più facile collegarsi a delle musiche che non sono prettamente country, o comunque non tutte. Nella serata, perciò c'era qualcosa che andava al di fuori, una movenza un po' più diversa, c'erano alcune piccole differenze che andavano comunque a creare delle differenze anche di vedute, di modo di vivere. E lì è nata la parola Catalan Style. Non che sia nato uno stile, non è nato uno stile catalano dal mio punto di vista, perché io non ho cambiato niente, ero stato definito uno dei portavoce in Italia di questo movimento. E all'epoca ho abbracciato perché racchiudeva quello in cui credevo. Allora, siamo arrivati intanto lì. Finalmente siamo arrivati al Catalan Style, vedi, mi ha tolto i dubbi. Io ringrazio Igor Pasin, che è davvero incredibile. Studiate voi, giuro che studio anch'io, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Igor. Ciao, ciao. Sadly, in search of once.